Seconda parte di Rassegna Stampa in questo sabato 25 di aprile con TRG Mattina, spettacoli, intrattenimento e cultura. Allora, in primo piano, cinema, la fase 2 fra drive-in e streaming, si legge sul Corriere dell'Umbria. Si cercano soluzioni per non compromettere del tutto la stagione estiva, ma incognite e costi sono elevati, si legge. Intanto i festival di Cannes e Venezia per ora confermati, ma sarebbero a porte chiuse, dunque è tutto un altro clima. Passando invece alla Nazione, Radio Enoia, la mia vita in quarantena. Antonio Mezzancella, imitatore perugino e vincitore di tale e quale show, si racconta in diretta sabato e domenica in Tutti Nudi per l'appunto. Portare l'allegria e buon umore in questo momento è importante. Qui in foto proprio l'imitatore perugino Antonio Mezzancella. Creatività in scena con lo spazio Zut a Foligno, il concerto a Spoleto di Enrico Ruggeri slitta invece al 28 di novembre. Umbria TV trasmette il film dedicato al giovane Pertini, invece si legge sempre sulla Nazione. Passando al Messaggero, cartoon, un'industria che non si ferma mai. Nonostante la quarantena, il settore dei film d'animazione non si è bloccato grazie allo smart working, mentre Trolls World Tour fa il boom di incassi, ora in rete arriva anche Scooby-Doo. Straffi, padre delle Winx, facciamo fronte a più della metà delle produzioni e andiamo avanti sulla seconda stagione di 44 Gatti. Intanto domani il concertore su Instagram da Stipe, ex frontman dei R.E.M. a Johnny Depp, tante star per il pianeta. E poi anche Gaemon, il disco scritto nelle stelle, questo è il mio ritorno dagli abissi. Tra sole e funk, appena uscito il nuovo lavoro, ho accettato le mie insicurezze, ora sono più libero, dichiara Gaemon, pseudonimo di Giovanni Luca Picariello, musicista nato ad Avellino nel 1982. Questo dunque per intrattenimento, spettacoli e anche la pagina culturale, ma ora lo sport in primo piano, ripartendo proprio dal Corriere dell'Umbria che apre proprio con il Perugia calcio al proprio interno, con la storia di Renzo Lucchini, 54 anni con il Grifo. Il massaggiatore è iniziato nel 1966, ho vinto 11 campionati e ricordo un mese di stop nel 2004. A questa squadra manca uno alla Materazzi, ha dichiarato, ripartenza difficilissimo. Questa un po' la sua analisi. Cosme Santopadre, serse ben impulsivo del passato, il presidente furbo come Gaucci, dichiara Lucchini. Mentre per quanto riguarda il volley, si era tutto mercato, ora c'è anche Lanza in lista di sbarco. Lo schiacciatore veneto è sotto contratto ma potrebbe essere ceduto, ipotesi Terost al posto di Tat, invece per potenziare anche la panchina. Poi l'intervento Martellini, la funzione sociale dello sport, aiutiamo le società, dichiara l'ex coordinatore del settore giovanile scolastico della FGC Umbra. Questo per lo sport. Ancora Serie C, Fere, Leone, qui a lungo il responsabile del mercato, vogliamo riscattare Palumbo ma dipende anche da lui e dalla Samp. Il direttore sportivo non lascia ma raddoppia, voglio restare a Terni quanto più possibile, la prossima stagione stiamo lavorando per confermare 4/5 della rosa. La ripresa porte chiuse, gli Stewart no conferenze stampa e mascherina all'ingresso in campo. E poi la storia di Maria Moroni, la prima donna non si scorda mai. Primatiste e autrici di record, la Folignate con Federica Pellegrini, Fiona May, Novella Calligarius, Manuela Dicenta e tante altre big dello sport femminile nazionale. La Gazzetta l'ha inserita tra le top lady proprio dello sport italiano. Pioniera della box, è stata campionessa europea e la prima iscritta in federazione. Qui proprio in foto Maria Moroni ai tempi di quando boxava. E poi il particolare, quando Gaucci chiamò la Morace a guidare un club maschile, era il 99 e la chiamò ad allenare proprio la Viterbese nell'allora Serie C. Quindi, parlando di sport a livello tout court, Collina difende il VAR e lancia il tempo effettivo, il capo degli arbitri della FIFA, la tecnologia va migliorata ma è irreversibile, poi fai recupero, più fai recupero e più aumenta lo show, ha dichiarato Ferrero per la Samp, pensiamo al prossimo anno, Albertini FGC, il protocollo è complicato, ripartenza sempre più difficile. La storia anche di un'altra campionessa, super campionessa dello sport italiano, Sofia Goggia, sì, ho avuto tanta paura, dichiara la discesista, non dimenticherò mai le strade vuote e silenziose, la
campionessa bergamasca si racconta: all'inizio è stata dura, solo ambulanze e campane a morto nella sua Bergamo. Niente gare, niente guadagni invece, ma la Formula 1 anticipa i pagamenti alle scuderie in difficoltà. E poi ancora Federica Pellegrini dice no al doppio portabandiera, il capitano deve essere uno per le Olimpiadi, mi piace Tempesti della pallanuoto, e slitta ancora il Roland Garros. Per fare il punto sullo sport anche a livello nazionale ed internazionale, tornando alla nazione e alle pagine sportive al suo interno, anche qui viene ripresa la storia del massaggiatore storico del Perugia Luchini. Santo Padre somiglia ad Attoma, questo il metro di paragone che fa proprio lo storico massaggiatore del Perugia. Cosmi oggi conta fino a 10 a questo grifo, manca un Materazzi, ha dichiarato. Poi Serie C, Luca Leone resta la Ternana, qui per altri 10 anni, ha dichiarato. Il tecnico gallo si allena con la squadra in video, il più in forma sono io e sono pronto a giocare, ha dichiarato il DS rossoverde. Sempre Serie C, Gubbio, Andrea Coda, tanto lavoro e impegno, potevamo toglierci grandi soddisfazioni, ha dichiarato il difensore centrale classe 85 del Gubbio, con il campionato ancora fermo. E chiudiamo allora con il Messaggero, anche per quanto riguarda la pagina sportiva. Santo Padre Cosmi il top, il grande vecchio Renzo Luchini, il presidente come d'Attoma, serve sempre lui, meno impulsivo e ha pure un grande staff. Il grifo attuale, ci sono ingegneri, leader e muratori, manca solo un Materazzi, può fare qualsiasi risultato, qui proprio in foto Renzo Luchini nella sua abitazione. Intanto il basket si riorganizza per far fronte allo stop, i vari punti tra prima rata, supporto, contratti, agevolazioni, affitti, corsi sportivi e anche riposizionamento per ripartire in Umbria. Peraltro ci sono diverse società, Perugia, Assisi, Todi Gualdo, diverse piazze che hanno grande tradizione nella pallacanestro, lo stesso Foligno e anche Gubbio. La Narnese non abbandona intanto i giocatori, pagherà i rimborsi spese, questo per quanto concerne il campionato di eccellenza. E poi Liberati, Bandecchi tende la mano alle squadre gemellate, il patron pronto a concedere lo stadio, pronto ad ospitare Samp Atalanta, caso Leone alla Juve lo lascerei andare, ha dichiarato il patron rossoverde. Siamo vicini alla chiusura, a breve vi lasciamo con l'angolo dell'esperto curato da Renzo Amanzio Regni per quanto riguarda la fiscalità al tempo del Covid. Prima però vediamo il meteo per quanto concerne la giornata odierna. Un sabato pieno di sole, come potete vedere anche dalla immagine, ci attende un 25 aprile sereno e poco nuvoloso, salvo locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi che saranno peraltro in dissolvimento in serata. Foschidenza invece al primo mattino di domani nelle pianure e nelle valli, faranno sbocciare in ritardo, una giornata dal sapore pienamente. Buongiorno a tutti. La settimana è stata abbastanza tranquilla sotto il profilo tributario. Diciamo che ci attendevamo un decreto attuativo, che era quello che riguardava il credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e che doveva essere emanato entro 30 giorni dal decreto legge 17 marzo, quindi entro il 16 aprile. Ci serve questo decreto attuativo per sapere come funzionerà il meccanismo in relazione alle spese sostenute. Noi sappiamo dalla norma che il credito d'imposta spetta nella misura del 50% fino ad un massimo di 20.000 euro sostenute e è ad appannaggio di ogni beneficiario, ciascun beneficiario. Non è uscito questo decreto attuativo, ma le spese che dovrebbero comprendere l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, tipo le mascherine chirurgiche, le varie tipologie, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, queste spese, dicevamo, saranno naturalmente arricchite come qualità di spese
dai dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Ad esempio barriere e pannelli protettivi, comprendendosi anche i detergenti, mani e i disinfettanti. Per quanto riguarda l'altro tipo del credito d'imposta, cioè quello negozi e botteghe, è stato chiarito, l'abbiamo detto anche la scorsa settimana, che l'agevolazione viene riconosciuta a seguito del pagamento del canone relativo al mese di marzo, per cui il credito d'imposta rileva per il 60% del canone pagato. Non era stato specificato nulla in merito al trattamento fiscale di questo provento, cioè io ho diritto a un credito d'imposta, ma se su questo credito d'imposta poi sarebbe stato tassabile o meno. La conversione del decreto che c'è stata nelle ultime ore ci dice che il provento non è tassabile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Quindi, diciamo, il comma B2bis che è stato inserito ci dice questo e ricordiamo che il codice tributo è da utilizzare nel modello F24 è il 6914 e naturalmente dalla lettura della circolare che ha spiegato la norma sembra di capire che se uno paga in tranche il canone di marzo anche il credito d'imposta spetta in misura corrispondente alla tranche pagata. Naturalmente, proporzionalmente a quel 60%. Due parole per quello che è successo questa settimana. L'avvocato Ruffini, cioè il direttore dell'Agenzia delle Entrate, si è presentato alla Camera dei Deputati e, o meglio, con una videoconferenza di fronte ai deputati per spiegare lo stato dell'arte dell'Agenzia. E potete tutti vedere questa audizione, la stesura di questa audizione, perché è online e consta di ben 35 pagine. Che cosa è successo? Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, che è anche, diciamo, il direttore dell'Agenzia della Riscossione, cioè l'ex Equitalia, ha elencato un quadro di riferimento complessivo, quindi ha parlato del decreto Cura Italia, ha parlato del decreto dell'liquidità e ha parlato della prassi ministeriale, cioè di tutte le circolari che ne sono seguite. Insomma, ha fatto un'elencazione molto evidente e variegata di tutti i provvedimenti, come se i deputati non ne conoscessero alcuno. Un dato che colpisce alla lettura di questa relazione è il cosiddetto magazzino dei crediti ancora da riscuotere da parte dell'Agenzia della Riscossione. Pensate che alla data del 31 dicembre 2019 il valore del carico contabile residuo affidato all'agenzia ammonta a circa 954,7 miliardi di euro, una cifra spropositata. E questa cifra riguarda circa 17 milioni e 400 mila contribuenti e l'entità del debito è così suddiviso. Trattasi di crediti di natura erariale per l'83,4%, crediti di natura previdenziale per il 13,1% e crediti affidati a comuni e regioni per il 3,5%. Bene, si ritiene, dalla lettura si vince questo naturalmente, che il 40% dei 954,7 miliardi sia difficilmente esigibile. Quindi è stata già fatta la scrematura, qualcosa come oltre 380 miliardi non saranno mai incassati. E l'avvocato Ruffini ha spiegato che in questo periodo, in questo particolare periodo, l'agenzia ha sospeso l'invio delle comunicazioni come gli avvisi bonari, gli avvisi di regolarità, le lettere di compliance, le cosiddette liquidazioni IVA, cioè o meglio le correzioni per le liquidazioni IVA, e appunto le comunicazioni di regolarità che derivano dai controlli automatizzati delle dichiarazioni. Sono state sospese anche le attività di notifica, infatti non abbiamo avuto contezza di notifiche particolari in questo periodo, né per quanto riguarda gli accertamenti ordinari, né per quanto riguarda gli accertamenti parziali automatizzati, né per quanto riguarda i procedimenti di adesione. E rispettivamente i numeri sono abbastanza elevati, perché si tratta di 15.000 accertamenti ordinari, 200.000 accertamenti parziali automatizzati e 4.700 procedimenti di adesione. È stata sospesa inoltre la notifica di circa 3 milioni di cartelle di pagamento e 2 milioni e mezzo di atti di riscossione, cioè sono atti che seguono le cartelle di pagamento qualora queste rimangano impagate. Bene,
Quando riprenderà questa attività di notifica? Ci è stato spiegato dallo stesso direttore dell'Agenzia delle Entrate che il 1° giugno si riparte con le notifiche. E allora quali saranno gli effetti? Beh, entro il 31 dicembre 2020 l'Agenzia provvederà a notificare circa 3.700.000 atti e comunicazioni in scadenza a fine 2020. Poi a questi andranno aggiunti altri 4.800.000 atti e comunicazioni che, seppure non in scadenza al 31 dicembre, saranno inviati ai contribuenti per permettergli di sanare tempestivamente errori con il pagamento di sanzioni ridotte prima dell'emissione di un atto ufficiale. Quindi in totale 8 milioni e mezzo di atti e comunicazioni che dovranno arrivare nelle casse dei contribuenti italiani entro il 31 dicembre 2020. A questo punto, e qui concludiamo con un interrogativo che a voi lascio, ci viene spontanea una domanda: avremo forse una nuova pace fiscale per permettere ai contribuenti italiani in questo momento così difficile di pagare meno e con naturalmente un periodo più allungato? Vedremo quello che succederà. Intanto vi auguro una buona giornata, appuntamento a sabato prossimo.